Dopo 5 anni nel nord-est della Siria, lo Stato islamico sta per essere sradicato. Aspri combattimenti sono in corso attorno all'ultima roccaforte dell'ISIS, un fazzoletto di terra di 4 km quadrati nella provincia di Deir ez-Zor. Le milizie filo-statunitensi a guida curda delle forze democratiche siriane hanno lanciato l'assalto finale alle ultime postazioni jihadiste, almeno 600 miliziani dell'ISIS asserragliati, in gran parte stranieri. Non ci sono più militanti dello Stato islamico in quest'area, dice questo soldato, ma molti di essi sono ancora in fuga. È giunto il momento di stanarli, la morte del nostro popolo sarà vendicata. In principio l'ISIS istituì un califfato esteso attraverso la Siria e l'Iraq, perdendo a poco la sua sfera di influenza, ora ridotta ad una piccola enclave sul confine iracheno. Obiettivo delle forze militari è la conquista del villaggio di Baghuz al-Fakwani, a 2 passi proprio dal confine con l'Iraq. Donald Trump era stato chiaro sull'esito della contesa. L'esercito degli Stati Uniti, i nostri partner di coalizione, le forze democratiche siriane, hanno liberato praticamente tutto il territorio precedentemente detenuto dall'ISIS in Siria e Iraq. La prossima settimana dovrebbe essere annunciato formalmente che abbiamo sconfitto il 100% del califfato. Secondo l'Osservatorio Siriano per i Diritti Umani, alcuni comandanti dell'ISIS starebbero trattando per ottenere un corridoio sicuro ed uscire dal villaggio assediato. Sul piatto della bilancia, tra l'altro, ci sarebbe anche il rilascio del gesuita italiano Paolo Dall'Oglio.